1 Lindbergh B, 2 One Way S, 3 Love Lock Rock, 4 Gleno Day, 5 Oblir di Azzurra, 6 Obelix B è ritirato, seconda linea, 7 Primo Ladesi, 8 Piro Piro Jet, 9 Oronti di Cesato, 10 Nadir Jet che è anche il favorito, Pietro Gubellini che si gioca tutto in questa sesta prova insieme anche a Roberto Andreghetti che è l'alternativa principale insieme a Gleno Day e Enrico Bellè che a sua volta si gioca parecchio. Partenza con Love Lock Rock che sfila in testa nei confronti di Gleno Day, Oblir di Azzurra, protese all'esterno, passa Gleno Day su Love Lock Rock che cede il passo e Gleno Day quindi è leader dopo 200 metri in... Dopo 300 metri di gara c'è la progressione di Nadir Jet che per il primo si porta a ridosso di Gleno Day e in 400 metri parziale Nadir Jet si è risolto parecchi problemi superando Gleno Day dopo 400 metri di gara, terza posizione per Love Lock Rock, ancora One Way S, all'esterno invece agisce Oblir di Azzurra, si muove anche Oronte di Cesato. Più indietro Piro Piro Jet, intanto 43,7 per i 600, Gleno Day continua, buona andatura anche al passaggio, 58,3 per gli 800, Gleno Day in seconda posizione, all'esterno invece Oblir di Azzurra, nella peggior posizione possibile, si trascina Oronte di Cesato e Piro Piro Jet, alla corda in ultima posizione Primo Ladesi, intanto il chilometro di Nadir Jet in 1,13,4, in seconda posizione si mantiene Gleno Day avanti a Love Lock Rock, 500 scarsi alla conclusione con Nadira S in netta evidenza, 400 ora al palo e il parziale in 14,4, sta facendo selezione Nadir Jet ma c'è lo spunto ugualmente di Oronte di Cesato mentre sbaglia Piro Piro Jet, Oronte di Cesato si lancia in terza ruota, lo sprint di Oronte seguito da One Way AS, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Gleno Day che può sprintare all'interno. Ancora a largo Gleno Day, poi Oronte di Cesato, ultime battute con Gleno Day che nel finale prende il sopravvento, vince Gleno Day, Enrico Bellè che va così in finale, si salva da Oronte di Cesato e dal finale interno di Primo Ladesi, 1,13 secco il ragguaglio conclusivo, crolla invece Nadir Jet nel finale, dopo aver condotto, dopo 400 metri di gara, tirando via grande andatura. Ma calando nel finale, se l'è giocata così Pietro Gubellini, ma gli avversari erano stasera davvero agguerriti e Gleno Day ha sfruttato al meglio il ritmo di gara imposto dal leader per emergere infine. Terzo nome per la finale quindi Enrico Bellè che si aggiunge ad Antonio Greppi e Pierre Vercruis.